Buonasera, io sono Daniela Trampusti e stasera sono qui per invitarvi a seguire una rassegna musicale intitolata Un invincibile sorriso che la compagnia Nova Refractio ha dedicato alla fondazione Claudio Chai Onlus. Claudio era mio marito e ha avuto un grave incidente nel 2010, a seguito del quale ha riportato delle lesioni permanenti che non gli hanno più consentito di essere autonomo, di poter camminare, alimentarsi e comunicare con noi. È stato un periodo molto duro e lui, dopo 3 anni e mezzo, ha mollato. E noi abbiamo deciso di portare avanti invece quello che lui faceva, di essere utili agli altri con l'esperienza che abbiamo acquisito con lui. Da qui mio figlio ha voluto appunto costituire questa fondazione che porta il nome di mio marito e noi aiutiamo vittime di incidenti stradali e infortuni sul lavoro. Se avete voglia di approfondire, potete visitare il nostro sito web, lì vedete le attività che facciamo. C'è anche la possibilità di iscriversi a una newsletter per cui potete essere aggiornati sulle varie iniziative che mettiamo in campo. In questo momento stiamo cercando di acquistare un mezzo attrezzato che ci consentirebbe di trasportare fino a 3 carrozzine e quindi di essere più autonomi con le attività che faremo con le persone che aiutiamo. Io voglio ringraziare la compagnia d'arte che ha pensato a noi, che ci ha dedicato questa rassegna. Mi dispiace solo che non ci possa essere il pubblico presente per dare loro soddisfazione per il grande lavoro che c'è dietro. Ringrazio anche il Teatro Affratellamento che ci ha dato la possibilità di venire e registrare questi concerti. L'unica possibilità in questo periodo è stata questa, quindi non possiamo fare eventi, non possiamo fare raccolte fondi e io faccio un appello alla vostra generosità: qualsiasi offerta che potete donarci ci consentirà di arrivare vicino perlomeno alla cifra che ci occorre per acquistare questo mezzo. Io vi ringrazio, auguro una buona visione a tutti e ci tengo a ringraziare una cara amica, Anna Soldani, perché senza di lei tutto questo non sarebbe stato possibile. Grazie, buona serata.
Thank you.
Io sono Francesco Sciai e prima di essere il presidente della Fondazione Claudio Sciai ero semplicemente il figlio di Claudio. Il 15 settembre 2010, a seguito di un incidente stradale, mio padre ha riportato gravissime lesioni cerebrali. È questo il momento in cui inizia il nostro calvario. Ricoveri all'estero, interruzione dei pagamenti da parte dell'azienda per cui lavorava, scontri con i condomini per l'abbattimento delle barriere architettoniche, truffa da parte del nostro avvocato. Mio padre è deceduto nel marzo 2014, ma questi problemi si trascinano ancora oggi. Da questa esperienza terribile, ma fortificante, ho deciso di costituire la Fondazione Claudio Sciai Hollus con lo scopo di sostenere le vittime di incidenti stradali o sul lavoro. Questo percorso mi ha fatto incontrare delle persone davvero speciali, che forse, se tutto questo non fosse accaduto, non avrei mai incontrato. La Fondazione si è aperta al mondo con il movimento social C'hai Coraggio e da quel momento l'allegria di Claudio si riflette nei volti delle persone che sono aiutate in nome suo.